noi abbiamo liberato un tesoretto di 4 miliardi, lo abbiamo liberato grazie al coraggio di alcuni provvedimenti che avevamo portato avanti, penso ad esempio al super bonus, penso alla questione delle accise, e oggi destiniamo l'intero ammontare di quel tesoretto al più importante taglio delle tasse sul lavoro degli ultimi decenni. Tagliamo il cuneo contributivo di 4 punti percentuali e questo taglio si somma a quello che avevamo già fatto nella precedente legge di bilancio. Così oggi e fino alla fine di quest'anno noi abbiamo un taglio del cuneo contributivo di 6 punti percentuali per chi ha redditi fino a 35.000 euro e addirittura di 7 punti percentuali per i redditi più bassi fino a 25.000 euro. È una scelta della quale io vado profondamente fiera. Aumenti che possono arrivare anche a 100 euro per i lavoratori con i redditi più bassi in un momento nel quale l'inflazione galoppa e il costo della vita aumenta. E davvero non riesco a capire chi riesce a polemizzare perfino su questa scelta. Ma ci sono molte altre cose importanti che decidiamo oggi. La conferma del fringe benefit, l'erogazione liberale a favore del lavoratore completamente detassata a 3.000 euro, dedicandola in particolar modo ai lavoratori con figli a carico. Norme importanti in tema di sicurezza sul lavoro, sull'alternanza scuola-lavoro, sulla sicurezza degli studenti che partecipano all'alternanza scuola-lavoro. Incentivi all'assunzione dei giovani pari al 60% del salario che prendono. E poi sul finanziamento dei centri estivi per aiutare a conciliare vita, lavoro e famiglia, e in tema di assegno unico per i figli. E poi il reddito di cittadinanza. Come avevamo promesso, noi distinguiamo chi può lavorare da chi non può farlo. Confermiamo e anzi miglioriamo il sostegno per chi non può lavorare, cioè per le famiglie in difficoltà che hanno al loro interno un minore, un anziano o un disabile, ma chi può lavorare viene invece inserito in un percorso di formazione al lavoro, con un rimborso spese nel periodo in cui si forma e con incentivi importanti per chi lo dovesse assumere. E in ultimo, ci occupiamo del lavoro delle persone con disabilità, sostenendo gli enti che li accompagnano e stanziando risorse per favorire la loro assunzione. E io sono fiera che il governo abbia scelto di celebrare il 1° maggio con i fatti e non con le parole, e credo fosse dovuto un ulteriore sostegno a un'economia che pure in un momento di difficoltà ci sta dando grandi soddisfazioni, con una crescita, quella italiana, stimata per i prossimi mesi superiore a quella delle altre nazioni europee. Avanti così. Il governo Meloni si riunisce per introdurre il decreto precariato, per fare la festa ai lavoratori. È una cosa inaccettabile, perché questo paese ha bisogno, al contrario, di contratti a tempo indeterminato, di migliorare la qualità dei rapporti di lavoro. L'avevamo fatto con il decreto dignità nel 2018, in un anno abbiamo avuto più 600.000 contratti a tempo indeterminato, invece adesso torniamo indietro al Jobs Act di Renzi, ed è singolare che ci sia questo dolce abbraccio politico tra questo governo Meloni e il governo di Renzi, a 10 anni di distanza. Siamo ormai oltre le politiche conservatrici, siamo alla restaurazione più becera, che pensavamo di esserci messo alle spalle con tutte le politiche dell'austerity del passato, e invece no, si uccidono i sogni dei giovani, si uccidono i progetti di vita che loro vorrebbero evidentemente coltivare, progettando di acquistare una casa, progettando di fare dei figli. E ancora si smantella il reddito di cittadinanza. Si interviene a culminare con questo decreto quella guerra santa per criminalizzare i poveri. La povertà è una colpa. Questo governo è una colpa questa che non può perdonare. Eppure, attenzione, può capitare a tutti di perdere il lavoro, di difficoltà momentanee. Ricordiamoci che quando parliamo di occupabili può essere qualcuno di noi che addirittura, come molti di loro, integra il reddito di cittadinanza perché abbiamo buste paghe da fame. Ci sono anche alcuni interventi a sostegno di studenti universitari e giovani ricercatori nel decreto PNRR, che ha ricevuto il via libera definitivo dalla Camera dei Deputati.
dall'esonero dei contributi previdenziali per l'assunzione di 20.000 ricercatori in azienda alle misure per la candidatura dell'Einstein Telescope in Sardegna, a quelle per attrarre cervelli dall'estero. Le imprese che sceglieranno di assumere titolari di contratti di ricerca e ricercatori potranno contare su sgravi contributivi fino a 7.500 euro per ogni ricercatore. Questo con il vincolo che la stessa azienda cofinanzia al 50% borse di studio di dottorato innovativo industriale. L'importo complessivo disponibile è di 150 milioni di euro. Nel decreto è prevista anche la semplificazione delle procedure di controllo e di rendicontazione per università, enti di ricerca, centri nazionali, partenariati estesi e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Inoltre, gli atenei e gli enti di ricerca potranno destinare fino al 5% del proprio fondo di finanziamento ordinario e del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per sistemi di welfare integrativo destinati a professori, ricercatori, tecnologi e personale tecnico-amministrativo. La misura, sottolinea il MUR, è stata pensata anche con l'obiettivo di rendere più attrattiva l'offerta per ricercatori provenienti dall'estero e favorire il rientro dei ricercatori italiani. È una occasione importante anche perché manifesta le potenzialità di questo straordinario settore così importante nella nostra agricoltura e quindi per la nostra economia, con prodotti di straordinaria eccellenza, apprezzati ovunque nel mondo, e che ogni iniziativa condotta all'estero fa ulteriormente apprezzare e conoscere, come dimostra anche il livello di esportazione di questi prodotti da parte in partenza all'Italia. E questo richiede naturalmente una tutela, un aiuto per l'esportazione che comprende anche la concezione dell'apertura dei mercati. L'Italia ha sempre dimostrato di sapere stare da protagonista negli interscambi internazionali, si è sempre giovata ampiamente dell'apertura dei mercati. E il contributo che questo settore fornisce al nostro Paese è di estrema importanza, davvero di primaria importanza. Vorrei aggiungere anche che non è soltanto importante per questo aspetto, pur decisivo, questa la mostra internazionale, ma anche perché l'agricoltura si colloca in una frontiera di una delle sfide più importanti che il nostro mondo deve affrontare. Poc'anzi il rettore di Bologna ne ha tratteggiato gli elementi, i mutamenti climatici, le difficoltà di approvvigionamento alimentare, i temi della sicurezza alimentare nel mondo, le difficoltà di approvvigionamento idrico, il mutamento dei processi produttivi, la sostenibilità, insomma. E quindi i giorni della fiera sono anche giorni in cui si possono scambiare esperienze e conoscenze in questa prospettiva. Io sono sempre stato un paladino del ponte sullo stretto. Io credo che poi ogni epoca storica debba connotarsi. Se lei va su YouTube potrà vedere il ponte che è stato realizzato tra la città di Macao, l'ex colonia portoghese, e la città di Hong Kong, l'ex colonia britannica. È stato costruito in 8 anni ed è stato realizzato. E questo ponte è più lungo del ponte ipotetico che noi faremo sullo stretto. Significa agganciare la Sicilia all'Europa, perché la Sicilia con la sua cultura, con la sua storia, è qualcosa di fondamentale per l'Europa. Senza la Sicilia, senza quello che è stato la Sicilia storicamente, l'Europa sarebbe monca, quindi per questo è importante. Cipro è conosciuta come l'isola di Barnaba, Paolo, Lazzaro e come importante rotta marittima dei viaggi dei primi cristiani. L'isola del Mar Mediterraneo orientale ancora oggi continua ad ospitare eventi di grande rilievo. Dopo la visita di Papa Benedetto XVI nel 2010 e di Papa Francesco nel 2021, dal 20 al 23 aprile scorsi è stata sede del simposio Radicati nella Speranza, a 10 anni dalla pubblicazione dell'esortazione apostolica post-sinodale Ecclesia in Medio Oriente.
Allora, perché Cipro fa parte della storia di questo documento. Qui Papa Benedetto ha consegnato lo strumento Laboris per il Sinodo Chiese Medio Oriente nel 2010. Per questo si ritorna a Cipro, che è la porta tra l'Oriente e l'Occidente, diciamo la porta dell'Oriente o la porta dell'Europa, e così è un luogo strategico ma anche storico per questo momento. Dopo 10 anni tante cose sono successe in Medio Oriente, davvero c'è bisogno di fermarsi, ricordare, rileggere il documento nella luce della situazione attuale, con gli occhi, avendo la speranza, che è proprio il motto del simposio. Nel settembre 2012, durante il suo viaggio in Libano, Papa Benedetto XVI ha firmato e consegnato l'esortazione apostolica, frutto dell'Assemblea Speciale per il Medio Oriente del Sinodo dei Vescovi, celebrata in Vaticano nell'ottobre 2010. Nelle parole di Sua Beatitudine Pier Battista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei Latini, l'esortazione apostolica è di un'attualità straordinaria. Il documento è attuale perché tocca temi che sono al cuore della vita della Chiesa. Cambiano le metodologie, senz'altro, cambiano gli atteggiamenti, ma i temi restano quelli. E ora forse siamo più disillusi, più reali riguardo alla vita della società, ma non per questo dobbiamo smettere, anzi forse adesso è ancora più necessario lavorare in comunione tra noi, dare la testimonianza, e proprio alla luce delle tragedie anche con Daesh, con la difficoltà della relazione con l'Islam e con l'ebraismo, proprio per questo è ancora più importante impegnarsi per il dialogo e per le relazioni serene con il mondo. Il simposio ha riunito i capi delle chiese cattoliche nel Medio Oriente e i rappresentanti delle chiese sorelle, oltre a sacerdoti, religiosi e laici da tutta la regione. In tutto oltre 250 persone, tra cui 7 patriarchi, 51 tra vescovi e arcivescovi, 2 nunzi apostolici, il custode di Terra Santa. Il simposio è stato un momento ricco di spiritualità, riflessa nei vari riti. Ricchezza che rappresenta tutte le tradizioni del Medio Oriente. Sono le chiese dalla quale è partito il messaggio evangelico in tutto il mondo, e questa testimonianza deve restare con la comunione tra di loro innanzitutto, e poi con l'annuncio, che non è proselitismo, ma con la testimonianza attraverso le opere. Per il patriarca di Antiochia dei Maroniti, un documento profetico ancora oggi. La convocazione di un sinodo per il Medio Oriente è una decisione profetica. 10 anni dopo, e trovo la stessa cosa, che questa esortazione come se fosse scritta oggi. E per questo ho detto, veramente è una cosa profetica. Perché è vero, dicono tutti, ha cambiato molte cose, vere, tanti cambiamenti, però l'esortazione è la stessa. Principi, analisi, lettura, che noi possiamo applicarla oggi come nel 2012. Ero presente, era una grazia per me, ero vescovo da un anno solo. Io posso dire che era un momento di grazia, un kairos, come si dice in greco, un momento di grazia, dove abbiamo pensato, meditato la nostra situazione attuale, le cause, ma anche il futuro. Questo era un sinodo profetico. Si può leggere oggi il documento del Papa Benedetto XVI, oggi, con lo stesso interesse con il quale si poteva leggerlo 10 anni fa. E oggi è un momento di grazia, un altro kairos. Tra i temi affrontati nel documento, quelli relativi al contesto sociale e migrazioni, vita consacrata, famiglia, giovani, ecumenismo, dialogo interreligioso, ma anche la parola di Dio, la liturgia, i pellegrinaggi, l'evangelizzazione. Nelle parole di Monsignor Martinelli, è necessario conservare la propria identità coltivando un rapporto creativo e dinamico tra la storia e la tradizione, come dimostra la sua esperienza in una chiesa di migranti.
Dunque, la nostra è una chiesa fatta totalmente di migranti, cioè non ci sono dei cittadini da una parte e dei migranti dall'altra. Tutta la nostra chiesa è composta da migranti, quindi da fedeli che provengono da regioni, lingue, nazioni, anche riti diversi. Quindi noi dobbiamo imparare a vivere la nostra fede condividendo anche le diverse tradizioni. Allora, io sono contento con un gruppo della Chiesa Copta Cattolica, siamo qui per partecipare a questo incontro, a questo simposio. Sono passati più di 10 anni su questo testo che purtroppo non era molto conosciuto. E poi le sfide che sono nel mondo oggi, le sfide, le guerre, l'immigrazione dei giovani o delle famiglie, la difficoltà economica e anche viene fuori ancora il ruolo della Chiesa nel Medio Oriente. Dalla piena cittadinanza dei cristiani alla vita pubblica al problema dell'esodo dalle loro terre, il simposio ha sviluppato anche il tema della dignità dei cristiani in Medio Oriente con uno sguardo particolare ai giovani. La mia presentazione riguardava i diritti e le libertà nella regione, in particolare la libertà di religione e di cittadinanza. I giovani sono il nostro presente. Se rinunciamo ai giovani, rinunciamo alla nostra presenza e testimonianza cristiana in Medio Oriente. L'impegno cristiano nello spazio socio-ecclesiale. Laici, giovani, donne e anziani, credenti e cittadini attivi, è stato il tema della professoressa Mirna Abud Mzawak. Siamo qui riuniti dal Medio Oriente, tutte le chiese orientali, con la presenza della Santa Sede, tutti i nunzi apostolici, per sentire la gente, per sentire le preoccupazioni, le difficoltà delle chiese durante questi anni, come hanno vissuto questo documento, questa lettera apostolica, ma anche per mettere in priorità il nostro futuro, cosa dobbiamo fare alla luce dei cambiamenti che noi tutti sappiamo cosa sono. Allora siamo qui per almeno sentire uno l'altro e dare una testimonianza che le chiese orientali sono le chiese locali, hanno un gran responsabilità di trasmettere la fede agli altri durante la vita o mediante la vita concreta quotidiana delle chiese. Rimanendo sugli argomenti che sono stati anche trattati e discussi in questi giorni, direi che per me fa parte della storia della custodia, da un lato, il tema del radicamento della fede nel contesto. Questo per noi è legato anche alla custodia dei luoghi santi, la trasmissione della fede non avviene in astratto, ma la trasmissione della fede avviene in contesti molto concreti e per noi il fatto che in Medio Oriente ci siano anche i luoghi santi è, direi, una opportunità in più per trasmettere la fede in modo integrale. Per il custode di Terra Santa, le scuole sono luoghi di educazione e di esempio di convivenza tra cristiani e musulmani. Questo è un altro tema importante per noi, che siamo nati in fondo anche dall'incontro e dal dialogo tra San Francesco e il Sultano 8 secoli fa, il tema del dialogo, del cercare di costruire un dialogo fraterno anche con la componente musulmana che in tutto il Medio Oriente è maggioritaria. Tra i passi compiuti, il viaggio di Papa Francesco a Abu Dhabi e il documento sulla fratellanza umana firmato dal Papa e dal grande imam di Al-Azhar, in cui si ricorda anche l'incontro tra San Francesco e il sultano Malik al-Kamil, avvenuto 800 anni fa. Fratelli tutti, was an aftermath. Fratelli tutti, è stata una conseguenza del documento e cita il documento molte volte. Infatti prende delle pagine del documento e le mette nell'enciclica e questo è unico, per me è unico, non è mai successo.
Sua Eccellenza Claudio Guggerotti, prefetto del Dicastero per le Chiese Orientali, ha espresso in 4 punti la sua valutazione e la vicinanza di Papa Francesco alla Chiesa in Medio Oriente. Prima di tutto la solidità della propria fede nel Signore risorto, perché non si può resistere altrimenti nelle condizioni attuali senza quella fede profonda che ha segnato la storia di tutte queste chiese che sono qui presenti. La seconda cosa, la collaborazione tra tutte le realtà cristiane presenti sul luogo, perché la divisione significa sconfitta. Terza cosa, l'assicurazione che la Santa Sede farà tutto il possibile per sostenere, promuovere, aiutare e incoraggiare tutti quelli che rimangono qui, non solo per soffrire, ma anche per sviluppare i loro diritti e per ottenere ciò che è loro dovuto come cittadini a titolo pieno di questi paesi. Quarto punto, la collaborazione finanziaria con le nostre organizzazioni in modo che sia la più precisa, tenendo presente che l'Europa fa pervenire sempre meno denaro. Quindi purtroppo il nostro contributo sarà più limitato per il momento. L'aspetto più importante è che sentano Papa Francesco presente costantemente in mezzo a loro come se fosse qui fisicamente, perché il Papa ogni giorno porta nel cuore queste comunità che sono così antiche eppure così vive e così capaci di darci una testimonianza di fede vibrante, vivace, perché tutti insieme e solo tutti insieme possiamo ottenere quello che il Signore ha stabilito per noi. Le parole di ringraziamento al Dicastero per le Chiese Orientali e al Patriarcato Latino per aver organizzato questo convegno così importante. Questo incontro è stato necessario per ripensare e riflettere sulla nostra vita ed esistenza e riflettere sulla nostra testimonianza in Medio Oriente. È necessario rimeditare, condividere esperienze spirituali, informazioni ed esperienze e ascoltarsi a vicenda. Il prossimo passo è il titolo di questo simposio è Radicati nella speranza, dare radici alla speranza, non rendere la speranza un'orfana che non sa dove abitare e non ha una casa, non ha una famiglia, ma renderla di casa nelle nostre chiese, nelle nostre comunità. La messa conclusiva è stata celebrata presso il Terra Sancta College dei Francescani della Custodia di Terra Santa a Cipro.